riconoscimento della fibromialgia come patologia invalidante, seguendo gli studi specifici già in corso al Ministero della Salute. Va in questa direzione l'iniziativa del consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che ha presentato oggi una risoluzione in Consiglio regionale. Il provvedimento è stato illustrato questa mattina a Pescara alla presenza della senatrice PD Paola Boldrini, relatrice del disegno di legge, e del dottor Marco Gabini, consigliere nazionale della Società Italiana Reumatologia e direttore dell'unità ospedaliera complessa Valenza Regionale della ASL di Pescara. Una malattia invalidante purtroppo allo Stato non ancora riconosciuta, nonostante che siano passati 27 anni dal 1992, da quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la fibromialgia. Per questo c'è una risoluzione che oggi abbiamo presentato in conferenza stampa di tutto il gruppo regionale del Partito Democratico. Noi chiediamo naturalmente alla Regione Abruzzo di essere vicini a questa proposta di legge, vicini diciamo a che si porti in approvazione in Senato già entro quest'anno, per poi passare all'approvazione alla Camera, ma che nonostante questo diciamo la Regione Abruzzo faccia quello che hanno già cominciato a fare altre regioni d'Italia a macchia di leopardi, cioè la reintroduzione diciamo della fibromialgia negli extralea, cosa che per esempio la provincia di Trento e Bolzano hanno fatto, cosa che ha già cominciato a fare il Veneto, la Lombardia, cosa che ha già cominciato a fare la Sardegna con la presentazione di un registro. Ho trovato molta condivisione già quando io ero all'opposizione in questa legislatura, perché è cambiato da pochissimo l'assetto governativo, ho trovato molta condivisione dai colleghi, quindi auspico un'approvazione, non dico l'unanimità, ma quasi al Senato, per poi portarla alla Camera perché sia completamente approvata a tutti gli effetti. Voi sapete che le leggi devono essere approvate dai due rami del Parlamento, in modo tale da dare una risposta ai pazienti che hanno veramente un'esigenza di avere una linearità nella richiesta appunto di aiuto, perché è questo di cui hanno bisogno i nostri pazienti, essere seguiti ma in trasparenza e linearità, cosa che adesso per la fibromialgia purtroppo non c'è, e quindi ne hanno veramente esigenza e bisogno.